Si chiamava Sergio Birsa, aveva 57 anni, il monfalconese morto ieri dopo essere caduto con la sua auto nel canale del Brancolo, all'altezza del ponte della Checca in direzione Staranzano. Erano circa le 13 e a Monfalcone pioveva quando la Renault rossa dell'uomo è uscita di strada senza il coinvolgimento di altri mezzi. Tra le prime ipotesi avanzate dalla polizia del commissariato di Monfalcone c'è quella del malore che avrebbe colto il 57enne mentre era alla guida. È stato un automobilista a dare l'allarme. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi con un'ambulanza proveniente dall'ospedale di Monfalcone, l'elicottero del 118, oltre ai vigili del fuoco che hanno liberato l'uomo dall'abitacolo in collaborazione con i sanitari. Per lui purtroppo non c'era più nulla da fare. Sergio Birsa era uscito per fare la spesa ed era atteso dalla famiglia a pranzo nell'abitazione di via Kosulic, dove viveva con la mamma e il fratello Andrea. L'uomo, perito aeronautico, lavorava alle dipendenze di una ditta d'appalto nei cantieri navali, la Fidema Group.